Con noi questa mattina Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ben trovata Taverna. Buongiorno. Taverna, le voglio leggere, ben ritrovata, le voglio leggere il quesito tradotto in italiano sul referendum secondo il Fatto Quotidiano, poi mi dice la sua. Posso? Vada. Approvate il testo della legge costituzionale concernente l'abolizione delle elezioni per il Senato, che sarà composto da sindaci e consiglieri regionali nominati dai consigli regionali, cioè dai partiti all'insaputa degli elettori e incaricati di legiferare in barba alla sovranità popolare sancita dall'articolo 1 della Costituzione? È una giusta traduzione in italiano quella che fa il Fatto, Taverna? Sì, è il quesito tradotto. Quello che dovevano scrivere quando chiedevano il parere agli italiani, invece hanno scritto una favoletta che mira esclusivamente ad avere un sì inconsapevole, però vabbè, ormai conosciamo Renzi, quindi non mi stupisco più di nulla. Che vi aspettate dal ricorso sul quesito referendario che c'è stato? No, è un ricorso fatto giustamente, non mi aspetto che cambi, mi aspetto che gli italiani non si facciano prendere in giro ulteriormente. Di slogan ne abbiamo piene le pagine in un anno e mezzo di giornali di governo Renzi, quindi credo che ormai sia stato anche un po' sgamato il premier su come si muove, no? Quindi credo che sia ulteriormente la conferma che non ci si può fidare. Quindi se non ti puoi fidare neanche della domanda, la risposta è ovvia, gli dici no e sei sicuro. Quindi la minoranza Dem che non si fida sostanzialmente dice faccela subito, la riforma dell'Italicum in qualche modo è comprensibile. Accidenti, io mi aspetto che veramente se vince il sì, anzi per far vincere il sì prometterà anche che in Costituzione mette che non si devono più preoccupare gli italiani della sanità, perché dopo 3 giorni lui prevede la risurrezione per tutti. Cioè questo ormai dice qualunque cosa. Il fatto di dire che si rivede la legge elettorale dopo il referendum è una palese presa in giro del suo partito, ma che ama farsi prendere in giro, perché hanno avuto notevoli possibilità per incidere sia sulla legge elettorale che sulla riforma costituzionale quando erano nelle aule. Invece hanno permesso che il premier, anzi non chiamiamolo premier che è una veramente non è così che va chiamato, facesse tutto. Oggi a 20 giorni, a un mese dal voto sulla revisione costituzionale, che fanno? Contrattano? Un voto di scambio stanno facendo? Io ti dico sì se tu poi mi rifai la legge elettorale, cioè sono credibili tanto quanto il loro segretario di partito. Senta, ma invece dichiarazioni di voto come quella di Benigni, secondo lei possono spostare dei voti? Sono pericolose in qualche modo? Allora, io credo che questo sia uno dei voti più importanti ai quali i cittadini italiani sono chiamati. Se si lasciano condizionare da dichiarazioni di una persona che qualche anno fa era in televisione a dire che questa era la Costituzione più bella del mondo e adesso va a dire che se non vince il sì l'Italia sta peggio dell'Inghilterra, che poi è tutto da vedere come sta la Gran Bretagna dopo la Brexit, oggettivamente non so più che cosa debbono fare agli italiani per convincerli che o mandano a casa queste persone oppure noi ci ritroveremo in uno dei periodi più bui del paese Italia. Questo è chiaro a tutti. Cioè ragazzi, noi stiamo regalando un pezzo della nostra democrazia, veramente né più né meno di come... Io faccio un esempio quando parlo della Costituzione. Sì. È come se tu vai da un medico per dimagrire e quello ti dice vuoi dimagrire? Sì. Nessun problema, ti taglio un braccio e ti faccio perdere 10 kg. Cioè, tu perderesti 10 kg facendoti togliere un braccio? Questi stanno facendo così, vuoi risparmiare 50 milioni di costi sulla politica che poi sono un'inerzia rispetto a quello che queste persone rubano da 40 anni grazie alla politica? E tu rispondi sì, e va bene, io ti tolgo un pezzo di democrazia, ti levo il Senato. Ma si può fare questo ragionamento? Ma si può trattare così veramente la cittadinanza mentendo poi? Perché il referendum e il quesito è una menzogna completa in tutte le sue domande. Noi come movimento siamo ormai in piazza da parecchio tempo, sono 2 anni che noi combattiamo contro questa revisione costituzionale alla quale o a destra o a sinistra hanno dato tutti il loro benestare finché non si sono resi conto che forse non gli tornava qualche
con Ticino. Guardate la legge elettorale, il ballottaggio, finché pensava di vincerlo lui andava bene a tutti, adesso che sembra che non lo vinca il PD non gli sta più bene e si rivede tutto. Ci hanno messo la fiducia sulla legge elettorale. Questa potrebbe essere proprio una revisione in chiave anti 5 Stelle, visto che ieri o l'altro ieri Pagnoncelli sul Corriere della Sera comunque vi dava come primo partito nazionale. Tutto quello che stanno facendo è un po' in chiave anti 5 Stelle, ma in chiave anti cittadini. Il 5 Stelle non è altro che la dimostrazione che i cittadini, se vogliono, possono riappropriarsi della politica e della gestione del paese. Quindi non facciamo una contrapposizione partitica, è la classe politica che ha governato fino adesso contro i cittadini. È tutto qui. Non vogliono fare niente di differente, vogliono diminuire ancora quella che è la cerchia di coloro che hanno potere, perché con un senato di nominati è normale che tu vai a eleggere solamente la Camera dei Deputati. Cioè, io voglio ricordare che ieri ci sono state le elezioni delle città metropolitane, quindi le province non le eleggiamo più, le città metropolitane non le eleggiamo più, fra poco non eleggeremo più il Senato, ci rimane veramente un Parlamento che, se rimane l'attuale legge elettorale, in realtà sarà monopolio di un solo partito. Se vogliamo andare in dittatura, quella è la strada. Ma nel caso della vittoria del sì, qual sarà la funzione del nuovo Senato? È un Senato di nominati che ha delle funzioni molto relative, tra cui alcune cose inimmaginabili, perché potrà occuparsi di revisione costituzionale, e questo è il meccanismo per il quale nella fortunata ipotesi che noi dovessimo vincere con l'attuale legge elettorale e quindi avere la maggioranza alla Camera, avremmo un Senato, vista la nostra giovane età come movimento politico e quindi una scarsa presenza all'interno delle regioni, perciò in Senato saremo praticamente non presenti, che ha la possibilità di fermare ogni legge per quasi 30 giorni, che ha la possibilità di mettere bocca su quelle che sono le politiche europee, che può nell'eventualità si volesse rimettere mano alla Costituzione, perché quello che stanno facendo è uno scempio, ha la possibilità di bloccare l'attività legislativa, che dicono dovrebbe essere velocizzata da questa nuova riforma, ma non lo sarà, in ogni modo, in ogni maniera, in ogni momento. Quindi un Senato che parla di autonomie delle regioni, alle quali vengono tolti molti dei poteri, è una gran confusione questa riforma costituzionale, ed è difficile farla percepire in tutta la sua gravità alla cittadinanza, perché hanno sapientemente gestito il tutto tramite slogan, tramite facili parole, vuoi mettere fine ai costi della politica, vuoi... Eppure, Taverna, io vedo un no in clamoroso vantaggio in questo senso, tastando anche il polso della gente in radio, no? Mi sembra che il no sia molto più avanti rispetto al 52-53% accreditato dai sondaggi. Lei che dice? Non guardo i sondaggi, penso che il Renzi con tutto il suo battaglione è in televisione da tempo.
confinamento ha solamente aumentato quelle che sono patologie importanti, sì, e vogliono su questo lucrarci. Quindi fate attenzione, non permettete che vi venga tolto almeno il diritto alla salute, almeno questo non permettiamolo. Mandiamoli a casa e il 4 dicembre con un bel no alla revisione costituzionale possiamo far arrivare un segnale molto forte a questo governo. Grazie e buon lavoro a Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle. Grazie Taverna, buon lavoro. Buona giornata, buona giornata.